Il tallone d'Achille dell'Avellino quest'anno è stato l'attacco, ecco perché Enzo De Vito proverà subito a rinforzare il fronte offensivo. Sul taccuino del DS biancoverde è finito il centravanti Franco Ferrari, è logo in questa stagione, ha disputato 36 incontri con il Pescara, ha messo a segno 17 reti e collezionato 6 assist per i compagni. Il giocatore è di proprietà del Napoli, a quanto pare ci sarebbe anche la Ternana, Rimbi, Como, Livorno, Bari, Piacenza, Brescia e Pistoiese, le altre squadre in cui ha giocato. Il nome di Ferrari si aggiunge a quello di Ottavio Murilo, attaccante della Viterbese e vecchia conoscenza di mister Roberto Taurino. Per quanto riguarda la linea mediana, oltre a Roberto Pirlo del Lecce, ma l'ultimo anno alla Virtus Francavilla, e Marco Pompetti dell'Inter nell'ultima stagione al Pescara, piace anche Luca Magnino del Modena. Il calciatore classe 1997 è cresciuto nel settore giovanile dell'Udinese ed in questa stagione si è diviso tra il Pordenone e i Canarini, 30 presenze e 2 gol all'attivo. Con l'offerta giusta, i gialloblu potrebbero privarsene. Di sicuro De Vito sta sondando il terreno per diversi giocatori, ma è chiaro che bisognerà sfoltire anche l'organico da quegli elementi che non rientrano più nei piani del club, come ad esempio il capitano Salvatore Aloy, ormai alla porta da subito dopo l'uscita dai playoff.